Risultano nell'immediatezza della scossa più importante oltre 1000 chiamate al 112. Beh, il capo della protezione civile l'ho sentito praticamente nell'immediatezza della prima scossa e abbiamo di lì avuto una serie di interlocuzioni, come devo dire anche subito con il Presidente del Consiglio ci siamo sentiti, ci stiamo aggiornando di continuo rispetto alla situazione. Speriamo che la situazione rimanga sotto controllo e speriamo che soprattutto non ci siano segnalazioni di danni a persone o a cose. Ho chiesto subito alla sala operativa e al dirigente di protezione civile di fare subito un invito a tutti i sindaci delle province di Ancona e di Pesaro Urbino per evitare di aprire le scuole, perché la cosa peggiore sarebbe stata in quel momento portare un gran numero di persone tutte nello stesso posto se dovesse per caso succedere qualcosa di nuovo, di simile. Arrivato poi in sala operativa abbiamo riverificato che l'SMS fosse arrivato a tutti i comuni così come è arrivato. Io poi ho sentito anche i tre presidenti di provincia del sud delle Marche meno toccate diciamo da questa cosa nel senso più lontane e anche a loro comunque ho invitato a far sì che se i comuni avevano qualche remora potevano tranquillamente tenere le scuole chiuse. Credo che alcuni comuni, o molti forse dei comuni, forse anche del Maceratese, abbiano tenuto e stiano tenendo le scuole chiuse. Secondo me questo è più che mai opportuno, intanto per una verifica complessiva di quella che è la staticità. Parrebbe, uso condizionale, che non ci siano problemi grandi di danni se non qualche piccolo crollo eccetera, quindi non credo che ci siano situazioni di staticità, di difficoltà, di pericolo di staticità, però questo lo stiamo verificando, lo verificano le forze dell'ordine, i vigili del fuoco eccetera, però è chiaro che ogni scuola e ogni edificio pubblico che dovrà poi essere riaperto pubblico sarà ed è verificato sia nella provincia di Pesaro Urbino sia nella provincia di Ancona, ma probabilmente anche nelle altre province sta avvenendo qualcosa di simile anche nelle province più lontane. Credo che anche ad Ascoli Piceno stiano facendo in alcuni casi dei controlli, questo mi ha detto prima il Presidente della provincia.